C'è una cosa che nessuno dice normalmente riguardo agli spread stagionali, ma non pensarci, non considerarla, potrebbe generare perdite atroci. E lo dico purtroppo per esperienza. Benvenuti a tutti signori in questo nuovo video, sono Francesco Buzzi, trader investitore e founder di Batsway.it. Oggi parliamo di portafoglio, dopo la sigla. Non riesci a trovare il coraggio di andare live? Vaghi su internet cercando di capire se il trading automatico è davvero la soluzione o se invece c'è qualche magagna che nessuno ti dice? Cerchi qualcuno che ti dica chiaramente cosa fare per iniziare a fare trading automatico senza inutili perdite di tempo e di soldi? Vuoi un piano preciso d'attacco al mercato? Il 19 luglio sarà la tua ultima chance per uscire dal labirinto del trading automatico seguendo il filo d'Arianna tramite un piano pratico, concreto e semplice. Risolveremo tutti i tuoi dubbi riguardo TradeStation, Multicharts, la VPS, gli alert, i disallineamenti, come comporre un portafoglio, come diversificare, eccetera. Dubbi legittimi che ho avuto anch'io, ma dubbi che hanno una soluzione, una risposta. Scoprirai inoltre un piano strategico step by step per farti passare da zero a live in 18 ore. Inoltre scoprirai come essere uno dei 10 fortunati che potranno lavorare con un trader full time con 10 anni di esperienza sui mercati. Io ti aspetto, webinar gratis live il 19 luglio ore 21, il filo d'Arianna per risolvere tutti i problemi del trading automatico e andare live, attaccare finalmente il mercato e generare profitti. Ti aspetto! Fine 2018, una roba del genere, inizio anche 2019, insomma un po' di tempo fa, stavo facendo i miei spread, li stavo imparando, come ho già detto, da quest'altra persona che li fa da anni e che a un certo punto della mia carriera da trader automatico mi fa: ma conosci gli spread? No, insegnameli subito, amore a prima vista. E era un periodo in cui sulle carni funzionava tutto praticamente. Apro 2 o 3 spread senza preoccuparmene troppo. Tempo 3 settimane, tutti e 3, forse 4, 3 spread in perdita. No, di stop, cioè proprio di stop. Finiti. Drawdown, devastazione. Perché? Beh, in primo luogo perché nessuno considera il portafoglio. Allora, gli spread stagionali vanno fatti sulle materie prime. Io spero di non doverlo dire più. Perché sulle materie prime? Perché una stagionalità esiste, ad esempio, sulla soia. Perché? Perché io semino, raccolgo, c'è la stagione, oppure sul natural gas. Perché? Perché d'inverno gli americani hanno bisogno di scaldare, gli statunitensi hanno bisogno di scaldarsi, appicciano il gas, via sulla domanda e sale il prezzo. Stagionalità sulle materie prime perché sono concrete, sono tangibili, sono ok? Quindi indici, valute, forex, bitcoin, queste cose qui, mi raccomando, non toccateli, non è quella roba lì. Ma le materie prime sono diverse una da loro, una dall'altra. In che senso? Noi abbiamo tra le categorie di materie prime 5 categorie: energetici, metalli, granaglie, carni e i cosiddetti soft coloniali, ok? I future quotati nel mercato dell'ICE. Detto che sui metalli non esistono vere e proprie stagionalità di questo tipo, non perché non siano tangibili, ma perché sono particolari come materie prime, rimangono 4 categorie di materie prime. Il crude oil, ad esempio, il petrolio, quanto è diverso dalla soia? E no, devo vedere, devo leggere, non c'è da leggere, da vedere, da fare. È evidente che sia differente a livello proprio strutturale, perché uno si semina, si raccoglie, hai il meteo, la domanda e l'offerta con la Cina, il Brasile, eccetera, eccetera. Il crude oil è una cosa completamente diversa per usi, per struttura, per paesi che la producono, per risposta alla domanda, ok? Ma crude oil e benzina invece sono estremamente simili. Perché?
perché fatto 100 un barile di petrolio, il 50, tra il 45 e il 55% diventa benzina. È il principale derivato del petrolio, la benzina. Ok? Quindi queste correlazioni vanno perfettamente capite, perché bisogna creare un portafoglio di spread. Non basta aprire uno spread con un prezzo buono. Voi sapete, io non apro spread con indicatori, con robe o con segnalazioni di un programma terzo, come fanno gli altri, ma in base ad altri scenari. Ma facciamo finta che ci sia questo scenario. Io non lo apro subito, per principio. Perché esiste? Perché? Perché c'è bisogno di comporre un portafoglio adeguato. Quando noi abbiamo, ad esempio, crude oil aperto, se io devo aprire soia, cotone, caffè, cacao, l'inox o life kettle, mi faccio delle domande diverse che se devo aprire uno spread sulla benzina. Il mio consiglio è di non essere mai sovraesposti su una categoria, quindi energetici, granaglie, carni e soft. In realtà i soft sono a parte, perché dentro non c'è una categoria di future, ci sono zucchero, cacao, caffè, succo d'arancia e cotone, che sono tutti strutturalmente molto diversi. Quindi, volendo, potreste avere un portafoglio solo di soft, quindi cotone, eccetera, eccetera. Quindi ok. Ma tra energetici, granaglie e carni bisogna evitare che un singolo settore sia sovraesposto. Perché? Proprio ai fini di diversificazione. Perché se io ho un portafoglio di tre spread con soia, soybean meal e soybean oil, ad esempio, chi fa spread sa che spesso succede che ci siano questi incroci in cui uno spread sulla soia si può aprire contemporaneamente uno spread su soybean meal o su soybean oil, ad esempio, o sul corn. Ma io se ce ne ho tutte e tre, e succede qualsiasi cosa possibile e immaginabile su soia, io avrò conseguenze dirette sui due principali derivati della soia, l'olio di soia e la farina di soia. Sono prodotti comunque diversi, non ci piove, ma arrivano dalla soia. Se c'è una siccità, o se a causa di un'inondazione i raccolti vanno male, io avrò conseguenze dirette sui soybean meal e sui soybean oil. Ed è evidente questa cosa, la correlazione è evidente dentro una categoria. Come è evidente se succede qualcosa, ad esempio marzo del 2020, sul crude oil, prezzo negativo, follia, cose, la benzina dov'era? Non è andata in negativo, ma è crollata, come i tingoili, i due principali derivati, ok? Quindi bisogna comporre un portafoglio quanto più diversificato possibile, a che pro? Perché noi non conosciamo il futuro, ok? Ah, ma perché voi studiate il passato e quindi il passato non è predittivo, oppure no, perché tutte supercazzole che non hanno senso. Noi studiamo il passato per avere delle metriche, delle misure, delle performance. Io non posso vedere se funziona uno spread se non ho quantomeno uno storico. Lo storico però non è predittivo, non ho la garanzia che andrà bene, mi dà delle probabilità. Io comunque il futuro non lo posso prevedere, perché non conosco il futuro fra un'ora. Io alle 10 ho una call col team, se mi viene un infarto alle 10 meno 5 io non posso prevederlo. Ah, ma quindi succede? Può succedere? Può succedere. Quindi non posso prevedere il futuro, ma posso approssimare delle probabilità tramite una serie di scelte. Io so che da un punto di vista probabilistico è meglio avere, per ad esempio, uno spread, un portafoglio di 4 spread, è meglio avere un energetico, una granaglia, una carne e un soft. Non vuol dire che andrà sempre bene, non vuol dire che ho la certezza, non vuol dire che domani divento ricco senza fare niente nella macchinetta dei soldi, ma vuol dire semplicemente che al netto di quello che so e di quello che non so, so tutti i dati del passato, so che funzionano, so che le stagionalità sono spiegabili perché le materie prime sono concrete, sono tangibili, hanno impatto sull'economia normale e reale, non posso prevedere il futuro e quindi ho dalla mia parte, mi metto dalla mia parte tutti i vantaggi possibili immaginabili, ad esempio la diversificazione, ok? Questa è una cosa fondamentale di cui nessuno parla,
ma che ovviamente in seasonal spread strategici dico approfonditamente, link in descrizione, provvedete subito, comprate, non vedo l'ora di vedervi tra gli studenti, perché queste cose li diciamo solo noi, e questo è un dato di fatto. Perché? Perché ci spipoliamo, abbiamo gli studi, siamo trader sistematici, e questo influenza anche il nostro modo di fare gli spread. Quindi lo spread, l'aprire uno spread è sicuramente importante, studiare il passato è sicuramente importante, studiare i driver del prezzo è sicuramente importante, non ci piove, ma da solo questo processo non basta, perché io posso aprire 5 spread meravigliosi su tutti i derivati possibili immaginabili della soia e del corn, succede qualcosa in Minnesota, in Indiana o in Ohio, la cintura del grano ad esempio, e tutto il portafoglio improvvisamente, senza che io potessi prevederlo, quindi non è una mia colpa, crolla. Ok, quindi mi raccomando, fate attenzione, io vi racconto queste storie, si è bloccato un attimino, di vita vissuta, per evitare che voi facciate i miei stessi errori. Li ho già fatti io, li ho già fatti io, ve li racconto, evitate, così evitate di perdere anche soldi, evitate le ansie, i nervosismi, le bestemmie, e voi almeno potete guadagnare di più. Volete guadagnare ancora di più? Andate col corso Seasonal Spread Strategici, mi raccomando, io vi aspetto. Info, domande, dubbi, perplessità, info@bazzoli.it o numero verde 800 475 300. Vi aspetto domani sera per una diretta super croccante, ore 18, mi raccomando, ciao.